Airo, presente. Campa, Giovanni, assente. Fagnelli, presente. Giannese, Grassi, sì. Patrono, sì. Vergine, sì. Zaccaria, sì. Caldiello, sì. Airo, sì. Armando, Bandini, presente. Nisi, assente. Bene, buonasera a tutti. Ho delle comunicazioni da fare. Innanzitutto voglio esprimere a nome mio, ma credo di poterlo fare a nome dell'intero Consiglio Comunale, la solidarietà nei confronti del sindaco Alfredo Longo per il vile gesto che hanno fatto. Come sapete, hanno messo un pacco contenente dell'esplosivo davanti a casa della mamma. Quindi credo che sia un gesto da condannare. Noi tutti i sindaci stiamo pensando di fare un comunicato stampa, perché non si può ancora oggi fare queste cose. Quindi credo di esprimere la solidarietà mia e tutto il Consiglio Comunale. Pienamente d'accordo. L'altra cosa importantissima è il problema ArcelorMittal Ilva. Quindi anche là ci stiamo sentendo tutti i sindaci per dare manforte al sindaco di Taranto, ma credo che questa volta deve di nuovo lo Stato cercare di confrontarsi con noi, soprattutto con il territorio, perché non può l'azienda tutta ad un tratto non mantenere tutto ciò che ha detto di fare. Quindi credo che bisogna dare una svolta e non parlare più di Taranto come un danno per l'ex Ilva. Quindi anche per questo ci faremo sicuramente fronte comune, tutti i sindaci, per vedere di venirne fuori da questa brutta avventura che sta passando tanto. Volevo inoltre sensibilizzare un pochettino il Consiglio Comunale a farci portavoce, ma ne approfitto, faremo il Consiglio Comunale, lo metteremo sui social, per dire ancora una volta ai cittadini di rispondere al telefono per quanto riguarda i test sierologici. Parliamo di una cosa importantissima. Oggi mi sono sentita con la responsabile della Croce Rossa, la quale mi ha detto che vedono il numero 06 e nessuno risponde al telefono. Tanto è vero che hanno attivato da qualche giorno il numero 099, un numero che viene da Taranto, per far sì che la gente non vede 06, vede 099 e risponde. Quindi ne approfitto dei social, ma dell'intero Consiglio Comunale, per sensibilizzare i cittadini che ricevono la telefonata di rispondere, perché credo e ritengo sia una cosa molto ma molto importante questa. Altra cosa è quella di non abbassare la guardia. Attenzione che il lockdown si è finito, ma credo che oggi, come ho detto l'altra volta, come un modo di dire tutte le volte che parlo con i cittadini, è una fase molto ma molto importante. Continuiamo ad usare le mascherine nei luoghi pubblici, a lavarci le mani, a non avere contatti stretti. Abbiamo registrato più di 20.000 arrivi in Puglia in questi ultimi 2-3 giorni, pertanto mai come oggi dobbiamo stare attenti, perché ci vuole poco ad avere qualche contagio. In un piccolo paese come il nostro ci precipitiamo, tra virgolette, tutti quanti. Quindi noi come comune, io sindaco, con la polizia locale, stiamo monitorando tutto ciò che sono quelle persone che, non vi nascondo, mi stanno chiamando tutti quelli che stanno arrivando, dicendo che sono registrati al sito della Regione Puglia, ma che comunque vanno in giro con mascherine e stanno rispettando quello che è la procedura. Quindi credo che il passaparola, oppure se vediamo qualcuno che non rispetta queste norme, dobbiamo dirgli: guarda che ne va della vita e della salute di tutti quanti noi. Un'altra cosa abbiamo fatto una convenzione con l'associazione, come ne parlavamo l'altra volta, guardie ambientali, le zoofile, per quanto riguarda in questo momento l'abbandono di rifiuti. Quindi avviso soprattutto tutti i cittadini, ma il Consiglio Comunale, che ci saranno delle piccole microcamere, delle fototrappole che saranno messe in vari posti nel tutto il territorio di Faggiano, e quindi scatteranno delle multe, perché non si può vedere un territorio pieno di buste di immondizie. Quindi io credo che bisogna, a un certo punto, bisogna dire basta anche a questo. Bisogna educare. Abbiamo dato un po' di punti sensibili alla
l'associazione che con il coordinamento della polizia locale ci sarà questo controllo del territorio. Poi partirà anche per quanto riguarda il randagismo canino, però là abbiamo fatto una bozza di regolamento, facciamo un passaggio in commissione, lo guardiamo tutti quanti insieme, dopodiché faccio un'ordinanza, sempre con le stesse guardie zone, sia abbandono dei rifiuti che randagismo canino. Abbiamo fatto, ripeto, una bozza di regolamento, poi facciamo una commissione, lo guardiamo insieme, così seguirà con l'ordinanza del sindaco, perché anche là credo lo riteniamo tutti quanti, non è corretto che tanta gente prenda il cane, va davanti a un'altra casa, un'altra abitazione e ci va a fare i bisogni. Questo io credo che non sia sopportabile da parte di nessuno. Noi dobbiamo salvaguardare soprattutto gli animali, ma diciamo rendere il paese vivibile per tutti noi. Quindi noi nel parlare con l'associazione abbiamo detto che noi non dobbiamo fare multe perché vogliamo fare cassa, noi dobbiamo dire ai cittadini che queste sono delle regole, cioè non si possono vedere i marciapiedi no, in condizioni pietose. Quindi forse bisogna prendere provvedimenti perché appunto queste fototrappole che abbiamo ci saranno posizionati in vari punti del territorio di Faggiano una settimana, ci renderemo conto poi della verità, quindi poi scatteranno le multe. Va bene Angela? Sì, va benissimo. Per il differimento dei termini di versamento dei tributi locali. E appunto dopo insomma di questo periodo un po' tragico, no? Sarebbe opportuno magari far qualcosa, no? Appunto per questo. Ne parliamo poi quando parliamo della Tari, poi okay. L'assessore Fragnelli. Secondo punto l'ordine del giorno, approvazioni verbali sedute precedenti. Ci sono problemi? Unanime. Okay. E sono quelli del 12 maggio? Sì, perché gli altri li avevamo fatti tutti sempre. Se siamo d'accordo, Angela, il punto 3, 4 e 7, il punto aggiuntivo, fa un unico discorso dell'assessore, poi votiamo punto per punto. Vai, Alfredo. Sì, si tratta di tre punti. Propedeutici appunto all'approvazione del bilancio che facciamo ogni anno. Il primo è quello sulla verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. La valutazione è risultata negativa in quanto la zona BIP è completamente esaurita come lotti comunali e l'edilizia economica popolare non abbiamo nessun piano attivo, anche se c'è l'aria, però nessun piano è stato approvato. Poi ci sono l'elenco dei mobili da inserire nel piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, anche qui rispetto all'anno scorso non è cambiato nulla, sono sempre gli stessi. Ci sarà una variazione appena faremo l'accatastamento del primo immobile, l'ex area Kuwait, vedete come primo immobile, stiamo ultimando le pratiche per l'accatastamento e poi lo toglieremo. Questo è ancora quello che risultava, un pezzo di aria davanti. Valorizzabili, sono quasi tutti valorizzabili, compreso quello più importante, diciamo, il centro direzionale per le imprese. Abbiamo ricevuto due proposte di project financing, ora l'ufficio tecnico ci le sta valutando, ci farà sapere appunto se questa valutazione può essere presa in considerazione o meno. Logicamente coinvolgerà anche la minoranza.
Poi il punto, che sarebbe il punto numero 7, l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche. Allora, qui l'elenco delle opere pubbliche è la rigenerazione urbana dei sacrestieri, infrastruttura pilota la zona industriale di sorveglianza. Poi ci sono i lotti di Fogna Bianca, che sono quattro stralci funzionali, il progetto l'abbiamo suddiviso in quattro aree. Poi c'è il prolungamento della pista ciclabile, l'acquisizione e rinaturalizzazione del corso collinare, l'adeguamento sismico della Skanderberg, il nodo di interscambio numero 3 di via Municipio. Poi c'è l'impianto di videosorveglianza comunale, rete rigore di affinamento acque, restauro della sede municipale, project financing per la progettazione, costruzione e gestione di casa funeraria con annesso impianto di cremazione, progetto di intervento sull'impianto di polisportivo in via Collina. Questo abbiamo di pochi giorni fa la notizia che abbiamo ottenuto il finanziamento. Sì. E poi c'è il programma di viabilità cittadina che ad ora è bloccato, sarebbero degli interventi sia di strade che di marciapiedi che fece il governo precedente l'ultimo giorno che era in carica, poi è rimasto bloccato, penso per causa Covid. Comunque dovrebbe essere subito rifinanziato. Ci sono altri progetti in mente, però non vengono inseriti in questo piano perché, a differenza dei piani precedenti, possono essere inseriti solo quando c'è almeno uno studio di fattibilità, quindi non potevamo inserire altre cose. Abbiamo tolto da questo piano gli interventi che hanno avuto assegnazione, tipo il centro comunale di raccolta è stato assegnato alla ditta i lavori, vabbè, la ludoteca di San Crispieri abbiamo tolto anche la granata, perché lì abbiamo completato il primo straccio, i primi due stracci di lavori di 50 e 150 mila euro che erano fondi del Ministero, e ora completeremo i lavori con le altre risorse regionali, che l'assegnazione della gara era già stata fatta nel 2016. Allora, noi avevamo già discusso in commissione, pertanto l'unica cosa che voglio chiedere per quanto riguarda il centro direzionale, di non perdere altro tempo, altrimenti da una struttura ben fatta, autorizzata e tutto, ci ritroveremo a rudere, che poi sarà molto più difficile far acquisire, anche quelli che l'hanno fatto, se poi perdiamo tanto tempo ci rinunceranno. Inoltre, per quanto riguarda la scuola Granata, dato che ancora viviamo nell'incertezza istituzionale per quanto riguarda le scuole, lì alla scuola Granata è ubicata anche la scuola materna dietro. Si stanno prendendo già provvedimenti di come dislocare i bambini? Non ci sono, è vero, normative, un giorno ci dicono piccoli gruppi, un altro giorno dicono che non devono superare i 30, però una cosa è chiara, le aule devono essere ben arreggiate, e lì c'era già una disputa, Piero correggimi se... E già negli altri anni c'era una disputa, per cui quell'aula che si è resa, diciamo tra virgolette, più idonea, ora non dovrebbe essere più idonea. Pertanto ci saranno questi spazi? Avremo qualcosa di finito? Sì, il problema dell'aula comunque l'anno scorso lo risolvemmo quasi tutto, perché aprimo tutto, se ti ricordi c'erano le vetrate sia avanti che dietro. Il DL proprio ieri sera ce l'hanno mandato, stamattina ci è arrivata la nota della lettura dell'ANCI, il tempo di guardarlo logicamente poi discuteremo assieme. Anche, non sì, no, no, io giusto per poi non trovarci in sì, siccome c'era sempre questa situazione in bilico dal punto di vista ministeriale logicamente, non nostro. Poi adesso che ci è arrivato il DL con le note di lettura, perché appena lo leggeremo vedremo cosa ci dice, non ti preoccupare. Come diceva il sindaco, non dobbiamo
abbassare la guardia, perché può darsi che a settembre non apriremo di nuovo, però meglio non trovarci. Come è arrivato proprio ieri il via della scuola, come la nuova direttura dell'ANCI ci ha inviato il segretario Sgorra, tempo di leggere qualche giorno e vi terremo informati su questo. Benissimo. Ci sono altri interventi? Ah, ecco, un'altra cosa volevo, hai detto, la zona BIP praticamente, le aree sono tutte esaurite, ma ci sono lotti che sono stati dati ma inutilizzati? Sì, qualche lotto sì, il problema è che abbiamo anche tentato il recupero, ci sono un paio di lotti soprattutto che sono sotto curatela fallimentare, ci sono un sacco di problemi diciamo burocratici sotto. Ne approfitto per dire che questi, soprattutto nell'ultimo anno, abbiamo concentrato la nostra azione amministrativa in funzione dell'ANSES, no? Siamo, come ben sapete, siamo stati inseriti nell'ANSES, quindi ci sarà una più del rapporto della zona industriale, che logicamente andrà sull'asse tarantino per collegare, per fare la cosiddetta struttura tra interporto, aeroporto e Svenito. A breve anche lì stavo vedendo proprio l'assessore Borraccino con il Vigliano per questi giorni, anche oggi il Vigliano è stato a Taranto per l'ex Banca d'Italia dove verrà insegnato l'università di medicina. Questi penso che a fine massimo, fine emergenza, si dovrebbe ripartire con queste cose. Quindi il nostro obiettivo principale è quello di raddoppiare la zona industriale, perché sono sempre una cosa più che positiva per il nostro territorio, anche a fronte di quello che diceva il sindaco, perché ormai mi avviso che il destino dell'Ilva sembra quasi scritto. Quindi quel è un nostro punto di forza che ci potrebbe, tra virgolette, salvare da questa catastrofe che è in arrivo. Ci sono altri interventi? Volevo giusto dire qualcosa sul centro direzionale. Là, come sicuramente sapete, sappiamo tutti quanti, nei primi 10 anni c'era il vincolo che non poteva essere che il centro direzionale al servizio delle imprese. Dopo i 10 anni, non immaginate con quante aziende abbiamo discusso. Cioè andavamo quasi a fare la trattativa per il fitto e si intrometteva un'altra azienda. Quindi facevamo il bando, manifestazione di interessi, si discuteva e sparirono tutti e due. Cioè, e come sai quando quella cosa? Ma sai quanto? E poi siccome qualcuno la Maria, no, avevamo anche un problema, no, che ci citò no, in tribunale. Quindi quando facciamo e parliamo di centro direzionale andiamo con i piedi di piombo. È successo anche questa volta. C'era un'azienda che voleva fare qualcosa che riguarda gli anziani. Stavamo discutendo con gli uffici, con il segretario comunale, per cercare di raggiungere un accordo. Ad un certo punto arriva una richiesta di un'altra. In quel caso non puoi più fare la trattativa, no, con un'azienda, devi per forza aprire una manifestazione. Lo abbiamo fatto, abbiamo adesso nell'ufficio, la stanno verificando, perché anche io ho detto guardate che, no, dobbiamo risolvere questo problema perché è annoso oramai. Quindi dei due progetti finanzi, come è stato fatto per quanto riguarda il fondo crematorio, ci sarà l'ufficio tecnico, l'ufficio ragioneria che ci dirà cara giunta, questo è il progetto che va messo in bando perché è migliore dell'altro. Faremo il bando, possono partecipare. Vi dico un'altra cosa, proprio ieri o avanti ieri mi ha chiamato un'altra persona dicendomi noi siamo interessati al centro direzionale, guardate, per fare sempre la stessa cosa, sempre centro assistenza per gli anziani. Ho detto guardate, il project financing, una volta che viene bandito, possono partecipare tutti, quindi state attenti, quando sarà bandito potete partecipare. Quindi è un qualcosa veramente di strano, perché mi sembra una cosa come se qualcuno... Tutti mi vogliono, nessuno. A questo punto speriamo che questa volta... Comunque sto vedendo comunque molto interessamento da parte delle due società che hanno partecipato al project financing. Ci hanno speso anche dei soldi, perché sapete che un project financing ha dei costi. Quindi credo e spero, auspichiamo tutti quanti insieme che si possa arrivare ad avere un decoro anche diverso di quel centro direzionale. Anche perché è utilissimo per il territorio, forse è più utile che il centro direzionale.
direzionale. Angela, ma non ti nascondo. È una risorsa. Sarà utile anche per gli anziani, per noi. È una risorsa per gli anziani, per i giovani che potranno trovare un'occupazione. Per quanto riguarda la scuola, invece, comunque noi abbiamo, sapete, abbiamo una convenzione, un protocollo d'intesa con la Chiesa per quanto riguarda l'asilo. Quindi in qualunque momento ci servono delle stanze, possiamo utilizzare quelle. Comunque abbiamo la Presidente della Croce Verde che, nonostante ci siano delle associazioni, compatibilmente con quello che è possibile, possiamo, diciamo, gli spazi ce li siamo creati in attesa. Ieri, venerdì, ho mandato un messaggio alla Regione Puglia, al dirigente, per dire: scusate, ma la scuola Granata, che cosa stiamo aspettando in questo periodo? Ed è notizia di oggi che i sindaci sono stati nominati commissari di tutte le strutture, specialmente per quanto riguarda quelle scolastiche. Quindi adesso vediamo se domani o domani vado a fare un salto a Bari, discuto con la dirigenza per quanto riguarda le scuole, vediamo i farsi. Quindi abbiamo, diciamo, dovesse partire la scuola con i bambini, abbiamo queste altre 3-4 aule all'asilo, altre 3 aule, ecco, quindi dovremmo diciamo, riuscire a tamponare. Però è chiaro che linee guida sono uscite ieri, stamattina poco, non appena vediamo tutto, poi le vediamo insieme. Se non cambia. Ovviamente, scusate, tutto sarà fatto di concerto con la dirigenza scolastica, no? Quindi lavoreremo insieme a voi. E poi non trovarsi, visto che stiamo vivendo un periodo altalenante, ieri sera hanno detto una cosa, oggi ne è arrivata un'altra, sino a domani mattina ne arriverà un'altra. Pertanto noi non sappiamo se a settembre riapriremo, ad esempio, l'asilo a Torricella, perché è un asilo a Torricella, non sappiamo ancora ad oggi come lo apriremo e quando lo apriremo. Perché abbiamo spazi, però non abbiamo più direttivi. Pertanto tu non puoi fare una programmazione, ma ti devi trovare pronta quando poi finalmente ci diranno cosa fare. Okay. Siamo alla votazione. Allora, punto numero 3 dell'ordine del giorno: verifica della qualità e quantità delle aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Favorevoli? All'unanimità. Vedete esecutività? Come sopra. Quindi uguale, favorevole sempre con 10 unanimità. Punto 3. Punto 4. Punto 4, l'ordine del giorno: elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Tutti favorevoli? 11 favorevoli, sempre per l'immediato positivo. Come sopra. Punto numero 7, approvazione o programmazione triennale opere pubbliche 2020-2022. Sempre 11. Angela, anche qua siamo d'accordo, 5 e 6 Piero con l'unico discorso? Sì, sì. Tassa sui rifiuti e riconoscimento dei fuori bilancio. Prego, l'assessore Pragnani. Ma come stava annoverando stasera il consigliere Tandini, si auspica a uno slittamento, un differimento dei tributi locali di competenza del comune. Ecco perché stasera abbiamo sganciato la delibera dell'approvazione delle tariffe tari, che in quest'anno non accompagna il bilancio, ma viene portata in consiglio prima, proprio perché abbiamo stabilito il differimento delle rate, delle scadenze, cosa che invece non è stata fatta per quanto riguarda l'IMU. Giustamente il consigliere Bandini citava una risoluzione del MEF. Sono state tante le scritture che in questi giorni, gli interventi che in questi giorni si sono susseguiti in merito alla dilazione, allo spostamento, alla dilazione delle scadenze tributarie di competenza dei comuni. Mentre per quanto riguarda la Tari è stato più pacifico, perché la Tari è squisitamente
scadenza, però la quota dello Stato me la devi comunque pagare al 16 giugno. Quindi si sarebbe creato, proprio perché è un tributo dello Stato, si sarebbe creata la doppia codifica, quindi sarebbe stato per il contribuente un clima più di confusione, il contribuente sarebbe dovuto andare a pagare il 24 e il 16 giugno per la quota dello Stato e poi alle date decise da ogni consiglio comunale avrebbe provveduto a pagare la parte del comune. Ma c'è di più, purtroppo il differimento non è l'eliminazione della rata, no? Poi avremo corso il rischio di averle tutte insieme, ma c'è ancora di più, in quanto sia Telefisco che i revisori sconsigliano questa applicazione ritardata, dilazionata, lo spostamento della scadenza IVA, anche perché la Corte dei Conti su questi maggiori giorni, su questa dilazione, chiede gli interessi, cioè il Comune dovrebbe poi chiedere le sanzioni e gli interessi per questi giorni di dilazione concessa. Quindi abbiamo ritenuto che per evitare insomma l'ulteriore aggravio delle spese, per evitare che il contribuente questo clima già di confusione andasse a pagare due volte, abbiamo lasciato la quota, la scadenza dell'IMU al 16 giugno. Diversamente invece abbiamo pensato per quanto riguarda la Tari. Per quanto riguarda la Tari, anche qui in questo clima di emergenza le cose si complicano, anche perché da quest'anno entrerà in vigore, o sarebbe dovuto entrare in vigore, il PEF 2020 stabilito da ERA. Giusto per semplificare il tutto all'italiana, hanno pensato bene, così come per l'acqua, per l'energia elettrica, per il gas, di inserire un'autorità garante a ERA. Ma quindi questa nuova autorità garante ha fatto un po' una rivoluzione della normativa sui tributi, ha determinato la nuova regolamentazione che sarebbe dovuta andare in vigore nel 2020, probabilmente peggiorativa. Questa nuova modalità di determinare il tributo è stato slittato per via dell'emergenza dal 30 aprile al 31 dicembre, si è data facoltà ai comuni di non adottare, vista l'emergenza, questo nuovo piano tariffario che probabilmente sarà peggiorativo per i comuni, e di dire ai comuni, è stata concessa facoltà ai comuni di mantenere per il 2020 le stesse tariffe che si sono adottate nel 2019, soprattutto perché comunque noi siamo in gara, quindi abbiamo una gara ponte di due anni, quindi non c'è per noi un grande scostamento di cifre, e di verificare poi il saldo a dicembre per via della nuova modalità di calcolo della Tari. In tutto questo però purtroppo ARERA, che doveva essere l'autorità garante, che super partes, che un po' doveva dare impulso e stimolo, doveva un po' mettere un po' di luce in questo marasma, ha dimostrato di non conoscere bene la normativa, di non conoscere bene come funziona il settore dei rifiuti, e qui è intervenuto poi l'istituto, la Fondazione IFEL, che in più riprese, anche nelle diverse delibere che ARERA ha scritto in questi giorni, la Fondazione IFEL ha smentito punto punto tutta la delibera, che ha smontato proprio tutta la delibera di ARERA, evidenziando il fatto che questa autorità nuova, che ha deciso come sarà fatto come sarà determinata la nuova tassa sui rifiuti del 2020, non conosce la normativa, perché dice che possiamo mettere delle agevolazioni per chi è stato chiuso, ma se proroghiamo il PEF 2019 queste esenzioni non c'erano, e mette gli sconti sulla produzione dei rifiuti, che è determinata nella parte fissa, dice di fare lo sconto nella parte variabile. E insomma sono tante le discrasie che si sono trovate in questa delibera che ARERA ha pubblicato, e che noi abbiamo voluto contrastare con una class action. Abbiamo fatto ricorso a questa delibera di ARERA perché ancora una volta queste grandi autorità, non so come chiamarle, mettono il naso nei tributi locali, nei conti del comune, definiscono come deve essere
fatto il PEF, quando in realtà hanno dimostrato ampiamente che non conoscono come funziona la materia, a scapito poi della tassa che sarà ribaltata sui cittadini. Quindi in questo clima di confusione è stato richiesto il rinvio di questo nuovo PEF e si sta chiedendo l'annullamento di questa delibera malefica di ARERA, e quindi in tutta questa confusione abbiamo deciso di mantenere le tariffe tari 2019, e siccome si parla, ARERA ha scritto in questa sua delibera 158 che dice vabbè sì, mettete, prevedete qualche riduzione, poi per il finanziamento di queste riduzioni poi vediamo. E qui casca l'asino, perché i comuni stanno chiedendo i bilanci oggi, ma tu le riduzioni, il finanziamento delle riduzioni mi dici che lo farai a data da destinarsi. Purtroppo la situazione dei comuni non è florida dappertutto, o comunque non è giusto che gli altri cittadini debbano addossarsi le riduzioni che vengono fatte agli esercizi che sono stati chiusi piuttosto che ad altri, no? Perché purtroppo il PEF funziona così. E IFE l'ha smontato anche questo ad ARERA, perché dimostri di non conoscere come funziona la determinazione della tariffa. Al momento, in questo clima di incertezza, abbiamo pensato di lasciare la tariffa quella della stessa misura del 2019, quindi partiranno, abbiamo dilazionato la scadenza 30 giugno, 30 agosto, 30 ottobre e 30 dicembre, e quindi le prime tre rate arriveranno in acconto come il 2019, l'ultima rata invece arriverà a saldo con il nuovo PEF che saremo obbligati ad adottare entro il 31 dicembre. Però aspettiamo di buon cuore che qualcuno, insomma, ARERA faccia luce sul finanziamento delle riduzioni. Qualora queste non dovessero arrivare, abbiamo scritto in delibera che il Comune provvederà con risorse proprie a fare fronte a queste riduzioni, riduzione di rispettivamente ai giorni di lockdown relativamente alle utenze non domestiche che sono state forzatamente chiuse. Eventualmente il Comune si farà carico di questo minore entrata, minore gettito dovuto alla chiusura forzata. L'altro punto invece all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rilevati dal Fotored, come abbiamo discusso in commissione. Vai, Angela. Allora, per il numero 5 siamo d'accordo, anche perché ne avevamo discusso, io proprio la volta scorsa, dire sindaco, per tutti i locali che sono rimasti chiusi, cosa si può fare. Poi in questa incertezza, proprio in commissione, in effetti abbiamo discusso di procedere in questo modo. Se arriveranno i soldi, allora ci potrà essere una riduzione, sarà utile per tutti. Ma in questo momento forse la rateizzazione ci sembra la cosa più logica, altrimenti poi la gente sarà penalizzata perché dovrà pagare tutto insieme. E questo non è possibile in questo caso. Per cui al punto 5 siamo d'accordo. Allora, punto numero 5, l'ordine del giorno, tassa sui rifiuti tari, conferma che ha provvisorio del tariffo 2019. Tra 2020 e determinazione scadenza. Favorevoli? 11. Unanimità per immediata esecutività? Come sopra. Punto 6. Punto numero 6, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio per la polizia locale. Favorevoli? Voglio ancora una volta ribadire il fatto della importanza di rispettare le norme che ci vengono imposte, mascherine, mantenere la distanza. Se vediamo, siamo anche noi, facciamo pure noi, voglio dire, no, i poliziotti di turno, perché ne va della salute di tutti quanti. E se sentiamo qualcuno che ha ricevuto la telefonata, invogliamoli a rispondere, perché credo e ritengo che sia molto, ma molto importante.
importante fare il test sierologico. Grazie a tutti e buona serata.